Continuiamo a parlare della speranza e di come si può essere profeti di questa virtù. Vogliamo fare un salto di 6 secoli all'incirca ed arrivare al secolo breve, al Novecento, come è stato definito, per parlare di una figura davvero molto, molto importante. Ed è per questo che voglio dare il benvenuto a Stefania Falasca, giornalista di Avvenire, vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I e per la prima volta autrice di un dottorato, di una tesi di dottorato di ricerca presso l'Università di Tor Vergata di Roma sugli scritti di Albino Luciani. Buon pomeriggio Stefania, ben trovata. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro invito e dunque, come i nostri telespettatori avranno potuto intuire, il protagonista di questo spazio dedicato alla speranza e a come si può essere profeti di speranza è Giovanni Paolo I. Giovanni Paolo I, che è un papa conosciuto da tutti, e nonostante il suo pontificato, ecco, sia durato solamente 33 giorni, la Chiesa lo ricorda con grande, grande affetto. Ecco, Stefania, la prima domanda: cosa sono stati per la Chiesa questi 33 giorni? Ma dobbiamo innanzitutto dire che Giovanni Paolo I è stato e rimane un punto di riferimento importantissimo per la storia della Chiesa universale, così come lo ha fatto osservare Giovanni Paolo II. Il suo pontificato è stato inversamente proporzionale alla durata del suo brevissimo pontificato. E fin dalla sua prima apparizione, subito dopo l'elezione, che è stata appunto il 26 agosto del 78, con una comunicativa inedita in prima persona, Luciani aveva spalancato un'epoca nuova nel rapporto con la contemporaneità, e gli incontri successivi allargarono anche l'ondata di questa empatia. Luciani era una personalità originalissima, con un bagaglio culturale vastissimo e un insegnamento proposto con una sua dente comprensibilità di linguaggio lo avevano reso prossimo a credenti e non credenti. Si può dire che il conclave che lo elesse con una rapidità e unanimamente lo ha eletto come pastore, ecco, che è in grado di portare avanti la Chiesa sulle dorsali del Concilio Vaticano II. Ecco, sì, Stefania, esistono, direi che è proprio il motivo per cui possiamo trovare la sua attualità. Ecco. Questo è il fatto di aver applicato il Concilio e di aver nel suo pontificato fatto progredire la Chiesa lungo le strade maestre indicate dal Concilio, che sono la risalita alle sorgenti del Vangelo, una rinnovata missionarità, la collegialità episcopale, il servizio nella povertà ecclesiale, il dialogo interreligioso e la ricerca dell'unità dei cristiani e della pace. Queste sono le priorità del suo pontificato, con le quali penso dobbiamo pensare ad una profonda attualità con il pontificato attuale. Ecco, appunto, esistono delle linee guida molto simili al pontificato di Papa Francesco. Per tornare alla virtù della speranza, ecco, Giovanni Paolo I nei suoi 33 giorni di pontificato ha dedicato proprio una catechesi nel corso di un'udienza generale a questo importante tema. Ha detto: la speranza è una virtù obbligatoria per ogni cristiano, che nasce dalla fiducia in tre verità. Dio è onnipotente, Dio mi ama immensamente, Dio è fedele alle promesse ed è Lui il Dio della misericordia. Ecco qui un altro punto d'incontro con il pontificato di Papa Francesco, che accende in me la fiducia, per cui io non mi sento né solo né inutile né abbandonato, ma coinvolto in un destino di salvezza che sboccherà un giorno nel paradiso. Questo è Papa Giovanni Paolo I. Ma io Papa Giovanni Paolo I lo definirei, se si può definire così, in breve, proprio il Papa della speranza, il Papa della misericordia. E nell'udienza generale del 20 settembre, che tu ricordavi, apertamente il Papa ha detto che aveva tanta simpatia per questa virtù teologale e ne ha dato certamente testimonianza nell'arco della sua vita, non solo durante il pontificato, spiegando come per Agostino, Sant'Agostino, la speranza è fame di amore per Dio.
diciamo che è un filo conduttore di tutta la sua vita, ma anche di tutta la sua predicazione, del suo magistero. Ad esempio, in Illustrissimi, le lettere che ha scritto, immaginarie, che possono essere considerate un po' il suo testamento spirituale, ma anche un'opera letteraria a tutti gli effetti. Lui dedica una lettera a Charles Péguy. Péguy è considerato il cantore della speranza, un poeta, scrittore del Novecento, e dice appunto che questa virtù teologale della speranza è la chiave anche per le altre due virtù, la fede e la carità, è la virtù bambina, e addirittura proprio sulla concezione della speranza, come è per Dante, struttura tutta la lettera sulla speranza a Péguy sulla definizione della speranza fatta da Dante nella Divina Commedia, nel canto 25esimo della Divina Commedia. Questo era Luciani. Stefania, in questi decenni è stato scritto di tutto su Papa Giovanni Paolo I, soprattutto sui motivi della sua morte. Ecco, non corriamo il rischio che la sua personalità per certi versi sia rimasta anche un po' offuscata da questo, da quest'ultimo atto, chiamiamolo così, della sua vita? Ma questo è purtroppo una triste realtà, perché la sua morte repentina si è trasformata subito in una pièce teatrale che ha finito per fagocitare l'intera esistenza e anche la consistenza magisteriale di Giovanni Paolo I. Una morte che, come sappiamo, ha dato vita a un filone giallistico aperto da un ovvio bestseller come è stato quello di David Yalop, che è seguito negli anni e per 40 anni da una scia di vera pattumaglia pubblicistica. È una fake news, la più lunga per me del Novecento, sulla sua morte presunta violenta. E ora io dico che la ricerca storica può registrare questo come fenomeno, ma decisamente punta a tutt'altre direzioni, punta a capire quest'uomo e a restituirgli lo spessore, la portata di quello che effettivamente è stato nelle contingenze storiche attraversate. C'è un merito in questo che è stato della causa di canonizzazione. L'apertura della causa ha consentito proprio questo scavo, questa possibilità per restituire alla dignità storica, dobbiamo dire così, tutto il pontificato di Luciani. Un lavoro preziosissimo di acquisizione delle fonti, di ricerca, di elaborazione enorme che è stato compiuto, non era mai stato effettuato, e questo ecco perché Papa Luciani sia restituito da un punto di vista storico e storiografico alla dignità che gli appartiene, data anche oggi ancora la scarsità di contributi scientifici prodotti sulla vita e sulla sua opera. Ecco, quindi la causa è stata questa chiave importante. Ecco, direi che nel filone della causa si inserisce anche la motivazione dell'istituzione l'anno scorso di Papa Francesco della Fondazione Vaticana dedicata a Giovanni Paolo I, di cui tu sei vicepresidente. Ti chiederei in breve di far capire anche ai nostri telespettatori da dove è partita l'attività di questa fondazione e qual è il suo bilancio ad un anno di attività. Ma ecco, la fondazione non c'entra con la causa, c'entra però che tutto questo patrimonio che è stato recuperato di fonti archivistiche, di documentazione che serve agli studiosi per comprendere la vita e l'opera di Giovanni Paolo I, ecco, ci sia un ente finalmente che possa essere in grado di tutelarlo, di tutelare gli scritti, ma anche di incentivare lo studio sistematico e la diffusione del suo pensiero e della sua spiritualità. Quindi, tanto più motivati, come dicevamo, dal fatto che la sua figura e il suo messaggio sono straordinariamente attuali, ecco, necessita questo tipo di lavoro, di ricerca e di studio e di diffusione della sua opera. Azzeccatissima la nascita in questo momento della Fondazione Giovanni Paolo I, finalmente dopo più di 40 anni. Ecco, altri papi hanno avuto questa possibilità, Luciani no, ora c'è. E a un anno è stata istituita con un rescritto ex udienza da Papa Francesco il 17 febbraio dello scorso anno,
In un anno, nonostante la pandemia, le avverse contingenze legate alla pandemia, e dobbiamo dire però che abbiamo fatto passi importanti in questo senso. Oltre a sistemare e a gettare le basi per quelle che sono le sue finalità, e cioè la ricerca, gli studi, l'approfondimento, la divulgazione dell'opera, ecco, abbiamo gettato le basi con quelli che sono il quadro dei diritti d'autore, e abbiamo fatto delle pubblicazioni ottemperando appunto a quelle che sono le finalità. Soprattutto è un evento importante non solo di avere anche la sede a Via della Conciliazione adesso, ma che ospita ora le carte di una vita di Luciani, e sono quelle dell'archivio privato di Luciani, di Albino Luciani, che erano conservate presso l'archivio storico del Patriarcato di Venezia e che abbiamo riportato nella Santa Sede. Ora queste carte sono un archivio importante perché abbraccia gli anni che vanno dal 28 fino all'agenda del pontificato, al block notice del pontificato. Stefania, io devo ringraziarti, purtroppo il tempo è tiranno, e speriamo in futuro, ecco, di riuscire ad aprire anche altre finestre su Papa Luciani, che, come abbiamo ricordato, è una figura molto molto importante.